Attenzione, nonostante sia profondamente convinto che i leaks dell'ottava stagione di Game of Thrones siano profondamente errati, non intendo rovinare l'esperienza dell'ottava stagione a nessuno di voi. Se proseguite con questo video, sappiate che non intendo assumere responsabilità per eventuali spoiler, involontari o volontari, anche solo parziali, sull'ottava stagione. Se guardate questo video, lo fate a vostro rischio e pericolo. Siete stati avvisati. Signori, ben ritrovati dal vostro set in una nuova puntata dei Leaks di Game of Thrones, l'episodio numero 4. Vi chiedo scusa per l'assenza recente di video e se non escono con frequenza maggiore, ma purtroppo la mia vita universitaria, come potete vedere dalla barba incolta e dall'aspetto scialbo, la mia vita universitaria è appena iniziata, quindi perdonatemi, cercherò di uploadare video con maggiore frequenza. Vorrei dedicare un piccolo momento per sponsorizzare un blog, Il Nido del Corvo, un blog dove trattano argomenti molto diversi. Comunque, se siete amanti del genere fantasy, vi consiglio assolutamente di andare a vedere questo ragazzo che pubblica sul suo blog articoli riguardanti Tolkien, Sapkowski, Martin e generalmente tutto il panorama fantasy. Dovete assolutamente andarlo a vedere perché merita veramente moltissimo. Sotto metterò il link al suo blog e andatelo assolutamente a guardare. Inoltre vi prego di lasciare un like, un commento vostro naturalmente, se volete dare la vostra opinione riguardo all'X. Io spero proprio che la diate, poiché stanno per succedere eventi su eventi di cui dobbiamo parlare, adesso parleremo. E inoltre vi invito assolutamente, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e a condividere il video, perché il vostro supporto è prezioso ed è molto molto importante. Vi ringrazio ancora di cuore. Qyburn parla con Cersei e le rivela che l'esercito di Jon e Daenerys si è diviso in due e presumibilmente Jaime è a Riverrun per rinforzare le difese di Jon Snow per l'arrivo dell'esercito dei morti. Cersei ride e spera che periscano tutti. La regina del Trono di Spade inoltre ordina ai tre comandanti della Compagnia Dorata di prendere degli uomini ed attaccare Roccia del Drago poiché è sguarnita con pochissimi uomini a difesa e Daenerys è completamente sola. Cersei, in seguito, chiede a Euron di attaccare l'isola di Pike, dato che è stata conquistata da suo nipote, Theon. Euron dice che è stupido andare del nord in una situazione del genere, ma Cersei insiste, e allora Euron ci va. Successivamente, Qyburn le chiede perché Cersei ha voluto che Euron andasse a Pike, e Cersei gli risponde che non voleva altro che Euron ritrovasse la morte. Il fatto che Cersei non voglia assolutamente che Euron torni ad Approdor Re fa capire bene come vi sia la relazione tra quei due. Io sono convintissimo che una vera relazione non possa esistere comunque tra Cersei ed Euron, poiché sono troppo lontani l'uno dall'altro e Cersei non permetterebbe mai assolutamente a Euron di violare la sua persona. E inoltre, voglio dire, Cersei non è il tipo di donna, a mio parere, che lascia che uno come Euron Greyjoy, un pirata, un criminale, insomma, un personaggio un po' discutibile che possa stare a fianco a lei sul Trono di Spade, non credo proprio. Il fatto che Jon non avesse previsto che Cersei avrebbe potuto attaccare Roccia del Drago con Daenerys e il suo esercito molto molto indebolito fa pensare, fa riflettere, è coerente col personaggio di Jon che ha tagliato dalla guerra com'è, purtroppo non può dedicarsi a tali secondarie, se vogliamo dire, questioni poiché è impegnato con la guerra con gli estranei. Però lo trovo ancora abbastanza dubbio che mandi a morte la sua amata con la guerra negli estranei. Insomma, è Daenerys Targaryen. Daenerys, Sam, Gilly, Varys e Missandei sono ritornati a Dragonstone. Daenerys è visibilmente incinta e chiede a Missandei se per caso le manca verme grigio. Missandei risponde che le manca davvero tanto e in ritorno gli chiede a Daenerys se Jon gli manca. Daenerys ammette che non vede l'ora di rivederlo. Inoltre vi è un dialogo tra Sam e Gilly in cui Sam chiede a Gilly, al piccolo Sam, di andarsene da lì, poiché non è sicuro. Gilly vorrebbe rimanere, ma Sam insiste, dicendo che li proteggerà a qualunque costo. Gli manca a Missandei Vermegrigio. È una delle romance più inutili e più tirate avanti malamente di tutto Game of Thrones, a mio parere, in tutte le serie TV, a mio parere, sinceramente. Inoltre, il fatto che Jon però manchi a Daenerys, credo sia abbastanza positivo. Vuol dire che c'è veramente un legame tra i due. Ovviamente, se questi leaks, come ho già detto sempre, sono veri, il che non potrebbe tranquillamente non essere assolutamente vero, come io spero, perché come vedremo avanti, vi accadono molte disgrazie, soprattutto una morte mi lascia completamente straniato. Invece, ciò che trovo molto bello è il fatto che Sam voglia proteggere il piccolo Sam e Gilly a ogni costo e dice che li proteggerà. Questa è una cosa veramente molto bella e io credo, spero in realtà veramente che Sam possa avere un'evoluzione. Non dico del genere, ma che possa avere un'evoluzione all'interno dell'ultima serie. Credo che Sam in realtà sia uno dei pochi personaggi che vedo realmente in vita alla fine dell'ottava stagione.
A Riverrun, Tyrion chiede a Jaime come mai abbia deciso di abbandonare Cersei. Jaime gli risponde che non ne poteva più dell'assoluto potere che Cersei voleva ottenere e che dopo la morte dei suoi tre figli Cersei si sia dedicato unicamente al potere fino a se stesso, unicamente per rafforzare il suo egoismo e che la loro relazione lo stava per consumare. Tyrion inoltre rimarca il fatto che Daenerys è sola roccia del drago e che avrebbe bisogno di protezione. Jorah immediatamente si offre volontario per andare a difendere la regina, poiché ha giurato fedeltà a lei e deve proteggerla a qualunque costo. Jon inoltre informa Sansa che l'esercito dei morti sta per arrivare nel Vale. Trovo coerente il fatto che Jaime abbia voluto, come dire, tradire la sorella poiché non era stato in alcun modo consultato e per il fatto che dopo la morte dei suoi figli Cersei sia diventata completamente ossessata dal potere e dall'ambizione di potere verso unicamente se stessa. Trovo ancora più giusto in realtà che Jorah voglia proteggere Daenerys ad alcun costo, andando addirittura fino a Roccia del Drago. Credo sia coerente questo. Quello che non trovo coerente è che tra tutti solamente Tyrion si sia reso conto che appunto Daenerys è in pericolo gravissimo a Roccia del Drago con tutta la Compagnia Dorata che sta per attaccare. Questa cosa mi lascia veramente stupito. In tutto l'esercito con Jon e comunque gli altri nessuno si è accorto di questo piccolo dettaglio? Mi sembra molto dubbio. Sansa riceve la notizia di Jon che l'esercito del Norti sta per arrivare nel Vale e ordina a tutti di prepararsi. Robin Arryn decide di entrare in battaglia al fianco di Jon, ma Sansa gli dice che molto probabilmente è meglio se resta all'interno della fortezza. Robin Arryn le ride in faccia dicendogli che lui non è una femmina come lei. Sansa inoltre chiede a Gendry come abbia conosciuto Arya. Gendry risponde che è una lunga storia da raccontare. I due inoltre sembrano avere un buon rapporto. Robin Arryn mi è sempre prestato un personaggio un po' sulle palle, ha sempre avuto quell'area da minchione, però in questo caso credo che Sansa gli stia dando un buon consiglio a rimanere dentro, poiché potrebbe far fallire completamente il piano di Jon. Inoltre, credo sia abbastanza plateale il fatto che Gendry e Sansa in questi leaks vogliano in qualche modo unire le loro cuori e anche altro, poiché continuano a lanciarsi queste occhiatine, questi, diciamo, questi sorrisini e sembrano andare molto molto d'accordo. È una cosa un po' strana, ma credo che possa in realtà funzionare un'unione tra la casata Stark e quella Baratheon. Credo che possa funzionare in realtà. Missandei riceve un visitatore strano a Roccia del Drago. Il visitatore si rivela essere ben presto Melisandre, sotto forma di vecchia, e ordina immediatamente di farsi ricevere da Daenerys. Al cospetto della madre dei draghi, Melisandre dice che è necessario un ulteriore sacrificio per impedire il susseguirsi della guerra e per portare la pace, e indica il ventre di Daenerys. Daenerys sclera di rabbia e ordina a Missandei di cacciarla via. Tuttavia è Varys a occuparsi dell'uscita di Melisandre e i due hanno un breve colloquio. Melisandre dice a Varys che la voce nel fuoco era la voce del dio della luce, che gli ordinava di adempiere al suo destino uccidendo il figlio di Daenerys per poter portare la pace nei sette regni di Westeros. Varys rimane inizialmente straniato, ma poi comprende piano piano ciò che deve fare. Quindi, fammi capire, la risoluzione di tutto sarebbe bruciare l'erede di Daenerys per ristabilire, diciamo, la pace nella guerra. Non ha assolutamente senso, Melisandre. E inoltre, Varys, che era stato blissato nelle ultime stagioni ed era rimasto personaggio di secondo piano, adesso improvvisamente gli ricorda qual è stata la sua vocazione e di ricordargli la voce del fuoco che aveva ascoltato era quella di uccidere il figlio di Daenerys per la salvezza del popolo. Penso sia onestamente una grandissima stronzata, però ovviamente, come dire, commentate qui sotto per dire anche la vostra riguardo a questo fatto. Non credo che Varys possa essere l'assassino del figlio di Daenerys, personalmente. Nonostante sia convinto che bruciare l'erede di Daenerys sia completamente una cavolata, ritengo comunque plausibile che Varys possa avere nel corso dell'ottava stagione una, diciamo, svolta riguardo a un fatto improvviso che può accadere e farà un'azione decisiva all'interno della trama per portare, come dice lui, la pace per il popolo comune. Credo che sia da Varys, ma non credo possa risolvere in questa maniera. Seduto sulla sedia di suo padre, Theon Greyjoy pensa al da farsi. Improvvisamente i suoi uomini lo avvertono che Euron sta per arrivare e Theon si prepara immediatamente per la battaglia. Euron mostra a Theon Yara e gli dice di attendersi immediatamente se non vuole che sua sorella venga sgozzata davanti a lui.
Tion nota improvvisamente che l'aria cambia, diventa fredda e dice di prepararsi al peggio. Euron all'inizio non capisce cosa sta accadendo, ma improvvisamente i non morti attaccano Pike, sia gli uomini del nord e sia gli uomini di ferro. Yara approfitta della conclusione generale per sfuggire con un calcio a Euron. Tion entra in battaglia, affrontando direttamente Euron, e riesce a ferirlo ad un braccio. Yara implora Tion di seguirlo su una piccola barca e ad andarsene via con lei. Tion però le dice che deve redimere i suoi sbagli e che gli ha sempre voluto bene. Tion allora ritorna a combattere Euron, però purtroppo il pirata riesce a colpirlo con un colpo devastante di ascia al petto, uccidendolo immediatamente. A seguito della confusione, molti uomini di ferro periscono, ma Euron riesce a scappare. Tutto quello che ha passato Tion, tutte le torture, le sofferenze, i problemi che ha dovuto subire, gli avvessamenti, tutto quanto per poi evolversi in maniera tale da morire con Euron Greyjoy alla cavolo. Potreste dire che sì, è stato eroico da parte sua volersi sacrificare per la sorella, ma in realtà era un sacrificio abbastanza inutile, poiché poteva tranquillamente andarsene via con lei sulla baracca. Non aveva bisogno di fare l'eroe, sinceramente, a mio parere. E non penso che il personaggio di Tion in realtà sia disposto a una tale azione. Io Tion volevo vederlo nel corso dell'ottava stagione, con un percorso di evoluzione che lo avesse portato a essere il nuovo re di Pike. Pensavo veramente che potesse essere questo Tion. Speravo potesse essere questo. E se questi leaks saranno corretti, il nostro caro Tion perirà in maniera alquanto, come dire, sì, eroica, ma stupida.